Il 14 di agosto di un anno fa veniva accoltellato in gallura Fabio Piu, perdendo l'uso delle gambe. Oggi ci racconta la sua rinascita, ricordando anche i momenti dell'aggressione. Vediamo il servizio di Emanuele Floris. Io uso ancora la sedia a rotelle, quindi continuo a camminare così, non con le mie gambe. Fabio Piu venne accoltellato alla schiena il 14 agosto di un anno fa sulla spiaggia della Marinella, in gallura. Ricordo che mi sono trovato in terra e non sentivo più le gambe, non riuscivo manco a vedermele, ero paralizzato dall'ombelico in giù, non sapevo manco se ce le avevo le gambe, non mi facevano controllare anche a vedermi cosa era successo, non mi facevano proprio guardare, perché c'era sangue e tutto. Poi mi ricordo c'era un sacco di gente, era buio. A colpire il sassarese alle spalle, all'esterno di un locale, il trapper romano Elia di Genova, ora imputato per tentato omicidio. Chiamiamola una vigliaccata, un'infamata, come vuoi chiamarla, però non voglio pensarci a lui, è troppo importante la mia situazione, voglio continuare a pensare a me e concentrarmi su di me, lui non merita manco il mio pensiero. Perché ora il 35enne Fabio è concentrato sulla sua rinascita e grazie all'aiuto di strutture specializzate tra Cagliari e Ferrara riesce a camminare sulle stampelle, sorretto anche dall'ondata d'affetto e solidarietà di tanti. Ringrazio tutti quanti, non me l'aspettavo sinceramente, però mi ha fatto veramente piacere, mi ha dato una grande carica, una grande forza per continuare e spingermi a lottare. La disavventura gli ha fatto scoprire le sue risorse interiori di combattente indomito. Non posso mollare, se mollo io è finita. Devo continuare a lottare, punto. E così farò.